Buongiorno, oggi parliamo di elusione fiscale, un tema enorme, uno di quei temi per cui si può dire che la politica mondiale e nazionale, diciamo, ha fallito, nel senso che non è riuscito a risolverlo, anche se vedremo, verso la fine che soluzioni ce ne sono e come, e quindi quello che manca è la volontà politica di risolvere questa enorme ingiustizia sia nazionale che globale. Ora, io ribadisco sempre che questi video sono fatti in maniera didattica, nel senso che le persone che dovrebbero vederli sono persone che hanno pochissime informazioni in merito, quindi li consiglio ai giovanissimi che non studiano, diciamo, economia, che non sono formati esattamente su queste materie, ma naturalmente anche tutto il resto della cittadinanza che per qualsiasi motivo non ha sufficienti indicazioni. Ora partiamo come faccio spesso da quello che è anzi, facciamo ancora una premessa. Partiamo dalla Costituzione che vedete a video. Ora l'articolo 53 della Costituzione è scritto in maniera assolutamente semplice e direi non dico rivoluzionario per l'epoca, ma introducendo un concetto di solidarietà enorme, perché dice che tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica dello Stato in ragione della loro capacità contributiva, cioè detto molto banalmente, sei ricco, contribuisci almeno in proporzione a quant'è la tua ricchezza, ma anzi, la riga subito dopo va ancora più in là, e cioè dice: quanto più sei ricco, quanto più in percentuale devi aiutare lo Stato. Questo significa progressività. Quindi leggere il secondo comma che dice: il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Significa che il sistema delle tasse si adotta come principio il principio o criterio di progressività, cioè significa che più io salgo nella scala della ricchezza e più aumenta, deve aumentare la percentuale di prelievo fiscale. Questo significa progressività. Quindi se tu sei una persona che guadagna 30.000 euro all'anno, io ti devo tassare un tot. Se guadagni 300.000 euro all'anno, io ti tasso non alla stessa percentuale, ma a una percentuale maggiore, perché sei più ricco e puoi permetterti di pagare di più. Se guadagni ancora di più, ugualmente io faccio salire la percentuale di prelievo fiscale. Questo è il criterio di progressività, in questo caso nell'ambito fiscale, ma potrebbe valere in tanti altri ambiti, ed è quello che dovrebbe succedere con il sistema fiscale. Una cosa, diciamo, di buon senso: quanto più sei ricco, tanto più dovresti contribuire, devi contribuire al benessere di tutta la nazione, quindi alla costruzione delle infrastrutture e tutto quello che serve per lo Stato. Ora, passiamo al merito e una grossa fetta delle cose che vi dirò le ho prese da uno dei tanti libri che ho riassunto e che trovate disponibili in questo mio blog privato personale, in cui ci sono questa cinquantina di libri riassunti e sono libri che parlano di banche, di economia, di finanza, di energia, di petrolio. E quindi libri assolutamente per la nostra vita quotidiana, per le grandi questioni, grandi e piccole questioni quotidiane. Non sono chiaramente romanzi o gialli o thriller, sono libri, ripeto, di economia, scienza, banche, finanza, globalizzazione, energia, eccetera, eccetera. E li trovate qui. In questo caso andremo a vedere molte informazioni che ci dà questo libro che è intitolato, guarda caso, Caccia al tesoro, cioè l'enorme patrimonio
dell'elusione fiscale. Vedete già dal sottotitolo il più grosso bottino della storia, 30.000 miliardi, 30.000 miliardi sottratti alle casse pubbliche da multinazionali, banche, evasori. Ed ecco perché questa puntata ci sta in un ciclo intitolato Banche, Economia, Finanza, perché vedremo che le banche hanno un ruolo fondamentale, purtroppo un brutto ruolo, quello di consentire appunto nella pratica l'elusione fiscale. Ma intanto vediamo quella che è la definizione di Wikipedia, quindi utilizziamo come sempre anche il nostro buon amico. O meglio, fonte di informazione Wikipedia, che definisce l'elusione fiscale come il comportamento messo in pratica dal contribuente, quindi qualcuno che ha la capacità di contribuire con il suo gettito fiscale, quindi pagare le tasse, che pone in essere un negozio giuridico o una concatenazione di atti giuridici di per sé leciti, al solo scopo, però, attenzione, di ridurre quelle che sono le sue tasse da pagare. Quindi, due spiegazioni preliminari. Il negozio giuridico è un termine giuridico che significa un qualsiasi atto di autonomia privata, quindi le compravendite, qualsiasi altro contratto, quindi qualche cosa che ha una conseguenza giuridica, che pone in essere delle conseguenze appunto giuridiche. Ora, come detto, l'evasione fiscale sono degli atti che di per sé sono leciti, ma sono fatti per ridurre le tasse da pagare. Dopodiché, l'evasione fiscale, a meglio, a differenza dell'evasione fiscale, l'elusione non è perseguibile penalmente, ma può costituire solo un illecito amministrativo. Questa è un'altra questione su cui si potrebbe dibattere all'infinito, non si capisce, o meglio, io personalmente non capisco perché qualcuno che magari ruba, che ne so, 10 kg di farina, rischia il carcere, può essere punibile con il carcere, mentre una persona che è un'azienda, che evita di pagare miliardi di euro di tasse, come vedremo fra poco in qualche esempio, paga una multa e basta. Ma non è appunto penale, quindi non rischia il carcere. La situazione in Italia è stata riformata nel 2015 e il concetto chiave è che si configura come abuso del diritto e quindi qualche cosa che può essere elusione fiscale il porre in essere delle operazioni che non avrebbero altro motivo di esistere se non quello di realizzare un vantaggio fiscale. Quindi un'operazione che io non farei mai e poi mai, perché non ha nessun senso, se non quello che mi riduce il mio carico fiscale, quindi le tasse da pagare. Quindi la giurisprudenza italiana ha indicato come elusione fiscale il comportamento di chi sfrutta a proprio vantaggio le lacune e i difetti dell'ordinamento italiano in modo da ottenere indebiti vantaggi, appunto, fiscali di tassazione. Quindi ancora una volta il vecchio detto, fatta la legge, trovato l'inganno. Ecco, in questo caso l'elusione è proprio questo. Io rimango formalmente nei limiti della legge, formalmente, ma in realtà sto sfruttando i buchi della legge in maniera da avvantaggiarmi personalmente. Questa è una fattispecie, è un caso. Poi ci sono invece le cose fatte alla luce del sole in maniera completamente, diciamo così, risaputa. E sono gli accordi che vengono fatti da molti anni tra governi nazionali, tra stati, tra nazioni e aziende. Quindi proprio si firmano dei patti, si firmano proprio. E l'azienda X conclude un accordo con la nazione Y, nel quale questa nazione gli dice: guarda, tu vieni qua a produrre determinati prodotti, oppure vieni qui a pagare le tasse, porti la sede fiscale qui da noi e noi ti facciamo
un trattamento estremamente conveniente. Ed ecco quindi che si capisce che l'elusione fiscale è un problema comunque mondiale, perché nel momento in cui io ho questi famosi paradisi fiscali che attirano i capitali, attirano le imprese, attirano le multinazionali, proprio permettendogli nero su bianco, quindi rendendo completamente lecito il loro comportamento, firmando degli accordi, ecco che siamo veramente in una posizione in cui, diciamo così, si scatena una guerra al ribasso, una corsa, un circolo vizioso al ribasso, cioè anziché essere più solidali tra noi, più giusti, più democratici, più etici, si fa la gara a chi è più carogna, in questo caso paradiso fiscale. Tra l'altro, aumentando il circolo vizioso perché si altera completamente la libera concorrenza. Perché se voi capite che se io ho la multinazionale Pinco Pallino, che già è forte di suo, in più a fine anno sul proprio bilancio, in cui ha tanti guadagni, non paga tasse, ecco che l'anno dopo avrà molti più soldi da investire in nuovi macchinari, in pubblicità, e diciamo così, mangiarsi la concorrenza che invece si è comportata correttamente e ha pagato le giuste tasse nel proprio paese. Quindi i paradisi fiscali sono una grossa parte del problema, ma quello che diciamo non molti sanno è che i più grossi paradisi fiscali, lo vedremo tra poco, non sono le famose isole tropicali, luoghi esotici, ma sono Stati Uniti, Londra, Lussemburgo, altri paesi europei, e quindi li abbiamo, diciamo così, in casa. Bene, vediamo proprio al contenuto del libro che vi ho accennato prima, il quale calcola, o meglio, calcola, fa una stima, perché qui stiamo parlando comunque di stime, perché sono comportamenti che non sono registrati e di cui si può avere così con una richiesta su internet il valore. Qui la stima che fa l'autore del libro sono 32 mila miliardi di controvalore. Tra l'altro, nemmeno omnicomprensivi, perché questi 32 miliardi escludono oggetti di lusso come possono essere gli yacht, le grandi barche lussuose, cavalli da corsa, gioielli, eccetera, eccetera. E lo 0,1% dei soggetti coinvolti detiene la metà di questi capitali. Quindi il famoso discorso che abbiamo un numero molto ristretto di persone mostruosamente ricche, mostruosamente ricche. Ora, già è bruttissimo il fatto che questi riescano a non pagare le tasse, ma come si dice, al peggio non c'è mai fine, perché questi enormi capitali non è che semplicemente vengono nascosti e rimangono lì addormentati. No, no, al contrario, siccome il grosso comunque è denaro, è contante, sono conti correnti, insomma, sono denaro su conti correnti. Questa enorme cifra, ribadiamo 30 mila miliardi, viene utilizzata moltissimo per speculare nei mercati finanziari, quindi fare quelle operazioni che se ti vanno bene ti fanno guadagnare moltissimo, se ti vanno male ti fanno anche perdere moltissimo. Ma sono operazioni estremamente pericolose non premetto com'è, vi anticipo che la prossima puntata la dedicherò alla grandissima crisi mondiale 2007-2008, perché mi rendo conto che sono passati 16-17 anni, la cosa va sempre più nel dimenticatoio, quando in realtà dovrebbe essere sempre più studiata, perché non abbiamo ancora recuperato da quella grande crisi e soprattutto non abbiamo imparato le lezioni, anzi le cose sono ancora peggio rispetto alla situazione 2007-2008 e si riassumono nel termine oligopolio.
quindi un oligopolio ancora più ristretto, ancora più potente, ancora più guadagnante, perdonatemi questa parola bruttissima, ma credo capite che significa che è un oligopolio che guadagna ancora di più. Ora, questi capitali, dicevo, servono per speculare. E queste operazioni vengono fatte da migliaia di operatori, ma il grosso sono le prime 50 banche mondiali. Il grosso di questi capitali viene utilizzato dalle prime 50 banche mondiali. Quindi, ancora una volta, quello che mi sforzo di comunicare, e siamo in tanti che cerchiamo di farlo, che i veri padroni del mondo sono le grandissime banche mondiali, che sono letteralmente padroni sia delle materie, ma sia anche della politica, perché con i capitali che hanno a disposizione, praticamente con le buone o con le cattive, riescono a gestire la gran parte della politica. Poi, come dicevo, gran parte dei i principali paradisi fiscali sono Londra, sono gli Stati Uniti, la Svizzera, l'Irlanda, Cipro, Malta, Olanda, Lussemburgo e poi una sequela enorme di altri stati, tra cui le famose isole Cayman, questi luoghi esotici che però nei giornali sembra che ci siano solo loro, il famoso capro espiatorio, sono solo questi selvaggi a utilizzare. A fare i paradisi fiscali quando in realtà ce li abbiamo tra i paesi sviluppati e civili, ce li abbiamo soprattutto tra i paesi sviluppati e civili. Due esempi per dare ancora di più la portata enorme dell'elusione fiscale, la Apple, il noto produttore dell'iPhone, dei computer, ancora 7-8 anni fa aveva già realizzato risparmi per più di 100 miliardi di dollari, spostandoli nei paesi fiscali ed evitando di pagare qualcosa come 75 miliardi di tasse, quindi 75 miliardi di tasse risparmiate, ma stiamo parlando di un dato, se non ricordo male, del 2015. La General Electric, che è diciamo un po', chiamiamola l'Enel degli Stati Uniti, la compagnia elettrica statunitense, che nel 2010 realizzò profitti per 14 miliardi di dollari, profitti per 14 miliardi di dollari e pagò 0 euro, dollari in questo caso, 0 dollari di tasse. Complimentoni, veramente direi un record difficilmente battibile. Naturalmente queste sono grossissime cifre. Dopodiché, veniamo alla situazione italiana, perché chiaramente dobbiamo partire da noi stessi. Abbiamo un grossissimo problema, che moltissime aziende italiane fanno elusione fiscale e quindi, anziché investire internamente in ricerca e sviluppo, in nuovi macchinari, eccetera, eccetera, portano i guadagni fuori frontiera e questo amplifica un circolo vizioso di scarsa competitività e quindi di conseguenza ulteriore fuga all'estero, salviamo il salvabile portandolo nei paradisi fiscali. Eh sì, perché la vera notizia che pochi conoscono, perché come sempre i giornali quando parlano di elusione fiscale parlano soprattutto delle grandi imprese e certamente queste fanno grandi cifre di elusione fiscale, ma attenzione che ormai da diversi anni tutti possono eludere, dal piccolo imprenditore al libero professionista alla piccola impresa, perché ormai basta una banca, una fiduciaria, un commercialista, un notaio e il gioco è fatto. Si può fare tutto senza nemmeno mai vedere chi mi sta fornendo il servizio? Perché basta usare internet e la posta elettronica in maniera anonima e sicura, ecco che io riesco a spostare tutta una serie di miei guadagni o comunque di mio capitale su questi paradisi fiscali e quindi a ridurre notevolmente quanto devo pagare al fisco. La stessa Banca d'Italia
annualmente torna sul problema, poi vedremo che lo fa in maniera molto ipocrita perché si limita a dare il numero e a suggerire ipotetiche soluzioni politiche senza però mai prendere decisioni contro, figuriamoci, i propri proprietari, perché Banca d'Italia, ricordiamolo, è di proprietà delle banche private. Quindi figuriamoci se Banca d'Italia dà degli ordini che vanno in contrasto con i propri proprietari. Banca d'Italia comunque tutti gli anni ci ribadisce la minestra che circa 200 miliardi sono i capitali italiani nei paradisi fiscali esteri. E la prassi ormai è talmente consolidata che in quasi tutti, o meglio, in tantissimi fallimenti, diciamo anche famosi, i proprietari avevano già proceduto preventivamente a spostare i loro capitali nei paradisi fiscali, quindi per esempio dalla Parmalat all'Ilva i proprietari avevano portato 2 miliardi di euro nei paradisi fiscali, salvo poi dire che non avevano soldi per risanare lo stabilimento. Dopodiché in Italia abbiamo un ulteriore problema che è quello proprio burocratico, normativo, diciamo così, concretizzato da un'agenzia delle entrate molto rigida, molto difficile da capire, da interloquire, anche perché, e qui c'è l'ennesimo ciclo vizioso, troppe norme, troppo frequentemente in contrasto tra di loro. Quindi non si sa mai qual è il lecito e il non lecito. E l'Agenzia delle Entrate purtroppo non spicca, per un ruolo particolarmente, diciamo così, di buon senso nei confronti di chi in buona fede ha cercato di fare meglio che poteva nella selva della normativa italiana. È chiaro che bisogna essere estremamente severi contro chi vuole truffare, ma contro chi ha fatto degli errori in buona fede perché le norme sono estremamente complicate, ecco che naturalmente lì bisogna cercare di capire la difficoltà oggettiva. Ora, veniamo alla parte politica, nel senso che il macro quadro ve l'ho fatto, la politica che cosa sta facendo? Beh, da sempre ne parla, da sempre ne parla. Io penso che ne parli dai tempi di Cesare, ma venendo molto più ai tempi nostri, una delle teorie, diciamo, che ha un certo credito dell'assassinio di John Fitzgerald Kennedy, il compianto presidente statunitense assassinato a Dallas, una delle teorie è che lui era tra quelli che si stava impegnando molto concretamente contro l'elusione fiscale, contro le mafie, quindi era un presidente che veramente ci stava mettendo molto impegno. Quindi una teoria è che sia stato ucciso per evitare delle leggi che ostacolassero l'elusione fiscale. Ora, la chiave della soluzione, come sempre, è una fiscalità giusta. È una fiscalità giusta, quindi una tassazione che sia simile un po' in tutto il mondo, in maniera che non ci siano questi spostamenti di capitale per inseguire i paradisi fiscali, e anche il fatto che se io produco automobili, computer, devo pagare le tasse nel paese in cui ho prodotto, in cui ho venduto, e non in un paradiso fiscale nel quale io non ho prodotto una vite o non ho venduto neanche un pezzo della mia produzione. Quindi la chiave rimane sempre quella di una fiscalità giusta a livello mondiale. Questo, diciamo, postula il fatto che dobbiamo continuare a cercare di migliorare da questo punto di vista. E vedremo, anzi vedremo, ve lo faccio vedere subito, che la politica, vedete, questo è il Parlamento europeo, appunto ne parla da sempre, ma a parte parlarne, diciamo, il resto ci sono pochi risultati. Ora, veniamo a uno smascheramento
di una grossa ipocrisia. E questo smascheramento lo prendo da un articolo scritto da Vincenzo Imperatore. Vincenzo Imperatore è stato un dirigente bancario di una delle grandi banche presenti nel territorio italiano per molti anni. Dopodiché, disgustato dal comportamento messo in atto dopo la crisi 2007-2008, per cui vi ribadisco, il prossimo video lo faccio su questa crisi, si è licenziato e ha cominciato un'attività a supporto, del cittadino contro lo strapotere delle banche. Questa persona. Questo libro che ha scritto lo trovate riassunto, tra i libri appunto che ho riassunto, il primo libro scritto nel 2014, poi anche il seguito che ha scritto nel 2015. Da questo articolo che scrive vi riassumo le frasi dirimenti, quelle più importanti. Allora, lui scrive: chiariamo chi sono i complici. L'evasione fiscale sta nelle banche italiane, ma non si vede o non si può vedere. E l'Agenzia delle Entrate, in un normale accertamento fiscale, non può chiedere l'apertura di una cassetta di sicurezza. L'Agenzia delle Entrate, in un normale accertamento fiscale, non può chiedere l'apertura di una cassetta di sicurezza. Quindi capite che abbiamo un grosso problema. Se l'Agenzia delle Entrate in un normale accertamento fiscale non può chiedere l'apertura di una cassetta di sicurezza, capite che cosa mi controlla? Il controllore. Quindi ancora una volta siamo in presenza di una norma di legge che anziché aiutare a fare chiarezza, a fare trasparenza, a far pagare il giusto a tutti, diciamo così, implicitamente protegge chi ha evidentemente qualcosa da, anzi, ha eventualmente ha qualcosa da nascondere. Questa è una cosa su cui la politica, per esempio, potrebbe prendere una decisione molto veloce, ma chiaramente la maggioranza non vuole risolvere questo problema. Le banche offrono un servizio chiamato intestazione fiduciaria, con il quale garantiscono l'anonimato nei confronti di terzi e quindi anche del fisco. Quindi tu, cliente, puoi cedere il patrimonio e scomparire facendo perdere le tracce. Un conto fantasma intestato alla fiduciaria e con un numero segreto inaccessibile a tutti. Quindi, con questo servizio, le banche aprono le porte a chi ha soldi, titoli di credito, beni immobili, partecipazioni societarie o altre cose da nascondere non solo a parenti o a fornitori, ma anche allo Stato, in particolare al fisco. Un'altra fonte che ho utilizzato è questo articolo del gennaio 2022, La corsa delle banche verso i paradisi fiscali, e anche qui vi ho sottolineato quello che è, diciamo, la sintesi. Le maggiori banche europee, attraverso diversificati schemi di elusione fiscale, che in buona sostanza implicano una serie di finanziamenti interni tra consociate i cui profitti generati dagli interessi vengono trasferiti in filiali situati in paradisi fiscali, ecco, tramite questo meccanismo, traggono enormi profitti nei paradisi fiscali a scapito delle finanze pubbliche. Come emerge, tra le altre cose, da un rapporto di Oxfam, vediamo se riesco a tornare, eccolo qua. Se in alcuni paesi le banche hanno un numero alto di dipendenti, è perché si tratta di quelli più attivi nella gestione patrimoniale e nei servizi finanziari. In alcuni paradisi fiscali le banche istituiscono delle sussidiarie del tutto vuote, prive di attività economica interna e prive di dipendenti, che
Si tratta per lo più di un raccoglitore, di un concentratore, dove raccogliere i profitti generati dall'attività svolta in altri stati. I paradisi fiscali dunque svolgono un ruolo centrale nell'attività delle banche. Un dipendente medio impiegato a tempo pieno che opera in una filiale situata in un paradiso fiscale genera per la banca, rispetto a un collega impiegato in una filiale normale, genera 4 volte gli utili. E quindi ecco ancora una volta un atto di grossa accusa verso le banche. Ora, notizie di indagini delle procure nei confronti delle banche purtroppo sono rare. Questa non ha nemmeno una data, l'ho trovata in rete, non ha nemmeno una data, quindi viene scritto 5 agosto, ma non so di quale anno, io perlomeno qui non riesco a capirlo, non c'è nessuna indicazione dell'anno. Quindi l'attività delle procure sulle evasioni fiscali, sulle elusioni fiscali sono, diciamo così, non sembrano essere tra le principali. Naturalmente io sono convintissimo che la Guardia di Finanza sia un organismo sostanzialmente sano e che ci siano professionisti e finanzieri che fanno al massimo delle loro possibilità. E ugualmente sono convinto che anche giudici in generale siano persone che cercano di fare il meglio possibile il loro lavoro. Mi limito a osservare che come risultati, diciamo, non sembrano esserci risultati particolarmente brillanti. Ora, venendo alle conclusioni, per chi vuole essere informato, per chi vuole essere informato, consiglio questo sito che vedete. Diciamo che se si vuole davvero fare la guerra a questo tipo di problema, le uniche strade sono o vietare alle banche di avere filiali in paradisi fiscali, o in alternativa costringere banche e paradisi fiscali all'assoluta trasparenza. Queste non sono parole mie, ma sono, diciamo, tra le principali soluzioni che girano nei siti e negli articoli in merito. Quello che io dico per l'ennesima volta è che la soluzione, diciamo, strutturale, a monte, più efficiente è, come sempre, quella di far conoscere e usare la finanza etica. Perché chi fa finanza etica non si presta a essere complice in operazioni né di evasione fiscale, ovviamente che sono illegali, né di elusione fiscale, che sono illegali anche quelle, anche se appunto non penali in Italia, ma pagate, diciamo, multate. Condannate con delle multe, represse appunto con delle multe. Quindi io ancora una volta vi invito a informarvi sulla finanza etica in Italia. Abbiamo una banca, purtroppo una sola, che fa finanza etica. E perché dico ne abbiamo una sola? Perché in Italia c'è una legge che definisce che tu devi rispettare 7 criteri per poter dire di essere una banca etica, un istituto di finanza etica. E questi 7 criteri vengono rispettati solo da banca etica. Quindi trovate moltissime informazioni sempre appunto nel mio sito, nella sezione Finanza Etica. E quindi vi esorto a passare queste informazioni a chiunque conosciate e poi a usarla la finanza, perché le banche, ricordiamolo, vivono e prosperano se ci sono persone che portano lì i loro soldi. Se ci sono persone che si rivolgono a queste banche per dei prestiti, ma se un numero sempre maggiore di persone si spostasse sulla finanza etica e su chi la pratica, ecco che le grandi banche e le altre banche, diciamo così, cattive, diminuirebbero la loro importanza e crescerebbe di importanza invece la finanza etica. Detto questo, io vi ricordo ancora una volta, qui è cambiata la pagina, chissà come mai, che i miei 10 anni di Senato li ho riassunti in questo libro che è un resoconto,
è assolutamente gratuito. Questa sezione free book, libri gratuiti, appunto, potete scaricarlo. È un banalissimo PDF, quindi potete farci tutto quello che volete. Eccolo qui già scaricato. E tra i vantaggi di questo libro è che è pieno zeppo di link. Quindi, come vedete, ci sono tante frasi in azzurro. Queste frasi in azzurro significa che sono dei link. Quindi, quando io ci punto sopra, cliccandoci sopra, vado a finire sulla pagina a cui questo link punta. Adesso, naturalmente, il computer rifiuta di darmi una mano, ma fidatevi, tutte le frasi in blu sono dei link che puntano alle fonti. E infine, essendo appunto un file, io posso fare la ricerca per parole chiave, quindi il solito esempio, se io scrivo nella barra di ricerca qui in alto a sinistra banche, trovo immediatamente tutte le volte in cui in questo resoconto, perché ripeto, è un resoconto delle cose fatte e non fatte nei miei 10 anni di Senato. Appunto, lo trovate immediatamente con questo sistema del trova che su un libro cartaceo, per quanto sia bello e piacevole da tenere in mano, però non posso fare questo tipo di cose così velocemente. Bene, detto questo, dovrei veramente aver terminato e quindi ringrazio chi avrà avuto la pazienza di avermi seguito fino a qui e gli do appuntamento alla prossima puntata.